Apertura della tratta ferroviaria elettrificata tra Isernia e Campobasso e del segmento tra Campobasso, Larino e Termoli. Riapertura della tratta tra Carpinone e Castel di Sangro. Ripristino dei collegamenti con Roma, Napoli e Benevento. Dopo il sit-in di Campobasso, l'Alleanza per la mobilità e lo sviluppo, con il presidio per non morire, ha fatto tappa a Isernia. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sulla mobilità in Molise. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sulla mobilità in Molise. I trasporti, le comunicazioni sono fondamentali per i rapporti con gli altri territori, per lo scambio di esperienze, per la crescita, e quindi questa misura che ha preso la Regione limita fortemente le possibilità di sviluppo del Molise, che sono già limitate. Quindi poniamo un problema generale di revisione di tutto il sistema dei trasporti della nostra regione, in particolare le ferrovie, che sono il mezzo di comunicazione e di trasporto che è indicato anche dalla Comunità Europea, che dice che ha avviato la cura del ferro, perché è quello che fa risparmiare nella gestione di questo servizio e dà le condizioni migliori dei trasporti. La raccolta di firme in calce al documento con le richieste al governatore sarà poi presentata al Consiglio regionale del Molise. Vi ricordiamo che qualche mese fa il governo regionale ha deciso di tagliare dei treni che vanno a Roma e vanno a Caserta. Oltre a ciò è un paradosso, perché oggi che in questa stazione, che dovrebbe essere di rilancio, quella di Isernia, dove è arrivata per la prima volta anche l'elettrificazione, il governo ha deciso di tagliare i treni, e questo va a discapito di tutta l'utenza molisana e non solo, di tutti i cittadini che prendono il treno per la salute, per lo studio e chi va al lavoro. Oggi noi in questo modo stiamo decidendo di far morire questa regione. Io rappresento anche i lavoratori, e questo è anche un motivo di grande rammarico per i lavoratori, perché logicamente meno treni, meno posti di lavoro, meno organizzazione per il nostro Molise, meno futuro per il nostro Molise.